però così me ne scambio. È perché lo fa. Possiamo fare così. Scusa. Ah. Perché era tu? Abbiamo detto che facciamo così. E poi cambiamo così. Aspetta che però, ecco. In teoria così dovrebbe vedersi. Così dovrebbe essere duplicato l'esperimento per vedersi. Ok. Allora, possiamo incominciare. Allora, benvenuti ai presenti e anche a coloro che ci seguono su YouTube in diretta o che ci seguiranno poi in differita. Sono particolarmente contenta di questa serata perché, come sapete, sono 2 anni che collaboriamo con Science for Democracy e finalmente è il primo incontro in presenza che riusciamo a organizzare, quindi è stata una grande conquista. Questa sera abbiamo ospite Elena Verdolini, poco fa ce l'abbiamo sottolineato che teneva molto il fatto che dicessi che si è laureata in scienze politiche qua nell'Ateneo Pavese, quindi è un pochino un ritorno alle origini. Attualmente è professore ordinario di economia politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia. Ha un sacco di altre cose interessanti da dire, ma essendo molto modesta, preferisco che non le dica. Mentre è importante sottolineare che è leader autor del 6° rapporto di valutazione dell'IPC, ci spiegherà poi di cosa si tratta, e nonché principal investigator del progetto 2D4D, e anche di questo ci dirà qualcosa, che è finanziato da una starting grant del Consiglio Europeo della Ricerca. So che ci sono tante cose interessanti da dire e ci spiegherà molte informazioni che, diciamo, basiche, ma che secondo noi sono fondamentali da scoprire, e sicuramente molti di voi immagino scoprirete questa sera. Quindi cedo la parola e prego. Prendo questo, giusto? Sì, prego. Grazie. Ma posso toglierla? Certo. Ok, allora faccio così solo perché il suono rende un po'... E poi posso mettermi gli occhiali che evitano di... Allora, grazie a tutti per l'invito, grazie a voi che siete qui a ascoltarmi stasera. Sono contenta che sia anche, diciamo, in streaming su YouTube, che quindi permette anche magari a chi non può essere presente di partecipare. Allora, l'idea di questa sera per me è quella di raccontarvi un po' quelli che sono i messaggi dell'ultimo rapporto sul clima. Chi di voi ha seguito i giornali o insomma legge i giornali abitualmente avrà notato il 4 di aprile un po' di agitazione riguardo a questo rapporto sulle testate italiane. In realtà non è stato riportato moltissimo, ha avuto molta più risonanza in altri paesi europei che seguono il tema dei cambiamenti climatici magari un pochino in maniera più, diciamo, più continua e magari più, anche più profonda. Quindi l'idea è che vi racconti un pochino questa cosa qui. Quello che faccio di solito io è faccio 2 passettini indietro però e contestualizzo un attimo spiegando che cos'è il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, che cosa ha come mandato, che cosa deve fare, perché c'è un po' di confusione su quello che in realtà si può trovare o non si può trovare nei rapporti di questo organo, ok? Così almeno sappiamo l'organo che cosa deve fare per mandato. In realtà quello che
che potete trovare. Spero di arrivare con tempi decenti a raccontarvi anche alcuni dei messaggi principali. Il rapporto è 4.000 pagine, quindi capite che non posso, ecco, poi entrare nel dettaglio, però spero di darvi almeno, diciamo, qualche spunto di riflessione o comunque la voglia di guardare ad alcune cose. Quindi per capire il viaggio che mi piacerebbe fare con voi oggi, partiamo proprio a un livello base, l'IPCC che cos'è e che, come funziona, che cosa deve fare nella vita, i cambiamenti climatici e qui mi piace sempre definire un po' di cosa stiamo parlando, le tendenze, le cause, i meccanismi. Questa è la parte proprio base di chi si avvicina all'argomento dei cambiamenti climatici. Ho anche un focus sulla politica climatica europea, visto che viviamo all'interno di questa organizzazione ed è bene sapere dove stiamo andando. Tra l'altro questa è una parte particolarmente gioiosa da raccontare perché siamo i più bravi di tutti al mondo, quindi diciamo non facciamo molta fatica a raccontarla, anzi è molto bella da dire. E poi appunto passerò ai messaggi chiave del quello che si chiama AR6, AR sta per Assessment Report, quindi rapporto di valutazione, 6 perché è il sesto, e poi dell'IPCC. Quindi partiamo in modo che appunto riusciamo a macinare un po' di strada. Cos'è l'IPCC e come funziona? Allora, IPCC è un acronimo che sta per Intergovernmental Panel on Climate Change, ossia Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici in italiano, secondo la traduzione più gettonata, direi, da un punto di vista anche dei decisori politici. È un gruppo di fatto è il braccio scientifico, ok? È un braccio scientifico di un organismo ONU. In particolare il gruppo intergovernativo è dedicato allo scopo di fornire al mondo e ai decisori politici delle informazioni scientifiche che devono essere obiettive sul tema dei cambiamenti climatici. In particolare l'IPCC è organizzato in 3 gruppi di lavoro, quindi 3 gruppi di persone che scrivono, 3 gruppi di scrittori. Il primo gruppo, WG1, quindi Working Group 1, gruppo di lavoro 1, è quello che parla delle basi scientifiche. Qui stiamo parlando di climatologi, di scienziati del clima, di fisici, di geologi, di gente, diciamo, che si dedica alle scienze dure, quindi tutta la parte fisica, il sistema Terra. Il secondo gruppo di lavoro è il gruppo che si occupa di impatti, quindi qual è il risultato dei cambiamenti climatici sulle società e sulle economie, soprattutto adattamento, cioè come possiamo sopportare questi cambiamenti climatici, cosa dobbiamo fare, e vulnerabilità, quindi quanto siamo esposti. La vulnerabilità potete immaginare che sia diversa a seconda della regione del mondo, piuttosto che insomma anche regioni diverse o parti diverse della stessa regione. Il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici è nato ormai qualche decennio fa, negli anni 80 direi, è nato in seguito alla necessità di capire meglio che cosa stava succedendo al clima, quindi di riunire tutta quella che era l'evidenza scientifica. L'IPCC è il braccio scientifico della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite. Questa convenzione è un trattato, diciamo, è una convenzione internazionale che è stata firmata da tutti i paesi delle Nazioni Unite e tratta all'interno delle Nazioni Unite l'argomento appunto dei cambiamenti climatici. Come questa ce ne sono altre di convenzioni, c'è quella sulla biodiversità, ok, ci sono altri tipi di convenzioni, qui siamo nel contesto del clima. La Convenzione Quadro sulle Nazioni Unite ha un acronimo impronunciabile, UNFCCC, lo dico per farlo velocemente, che è UNF3C, che sta per appunto United Nations Framework Convention on Climate Change. Lo scopo di questa convenzione è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera terrestre ad un livello che possa evitare quelle che sono considerate interferenze rischiose antropogeniche nel sistema Terra. Quindi abbassiamo riduciamo le emissioni di gas, perché altrimenti succederà qualcosa al sistema Terra che porterà dei rischi molto elevati. L'IPCC nella sua vita, da quando è nato, ha scritto 6 rapporti di valutazione, infatti quello di cui vi parlo oggi è AR6, è l'ultimo, Assessment Report 6. Oltre a questo ha anche scritto diversi rapporti speciali. Il più famoso di tutti probabilmente è quello che con l'acronimo inglese è conosciuto come SR1.5, Special Report on the 1.5 degree, quindi il rapporto speciale sul grado e mezzo.
sono abbastanza certa che l'abbiano sentito menzionare tutti perché ne ha parlato un sacco anche Greta Thunberg quando, all'epoca quando è uscito, quindi diciamo che è un rapporto che è stato menzionato diverse volte. Qual è la differenza tra gli assessment reports e i rapporti speciali? Negli assessment reports escono tre volumi, uno per il primo gruppo di lavoro, uno per il secondo, uno per il terzo, sono molto corposi, sono giganti e ognuno lavora diciamo in connessione con gli altri, ma in maniera un po' diciamo isolata. E i rapporti speciali sono particolari perché i tre gruppi di lavoro diventano una cosa sola e lavorano tutti insieme. Quindi un rapporto speciale sul grado e mezzo contiene evidenza delle basi scientifiche, quindi le scienze dure, l'adattamento, la mitigazione e tutto quanto nello stesso rapporto, molto più condensato e su temi particolari. Questo ciclo, il sesto ciclo dell'IPCC, si chiama ciclo perché gli autori vengono scelti e durano in carica fino alla fine del ciclo, quindi scrivono il rapporto, ci vogliono circa 4 anni per fare questa cosa e poi vi spiegherò perché ci vuole così tanto. In questo ciclo, oltre appunto al sesto rapporto, sono stati prodotti 3 rapporti speciali, uno sul, appunto, sul grado e mezzo, uno sugli oceani, la criosfera e il terzo francamente mi sfugge il titolo in questo momento, però è stato un ciclo molto molto ricco. Una cosa particolarmente interessante per noi perché quando viene chiesto all'IPCC di lavorare vuol dire che le persone si preoccupano del problema del clima, quindi più rapporti vuol dire più interesse, più volontà di sapere che cosa sta succedendo. Questo è anche dovuto in parte a quello che è successo negli ultimi anni, in particolare dal 2015 in poi, quando abbiamo firmato il Trattato di Parigi, che è stata una grande vittoria per quelli che lavorano sui temi dei cambiamenti climatici, una vittoria anche forse un po' inaspettata. Allora, il meccanismo che sta dietro a tutta questa faccenda è abbastanza complicato perché la Convenzione Quadro si riunisce ogni anno, ci sono le Conference of the Parties, le COP, che voi conoscete perché di solito si parla sui giornali di COP26, COP25, COP24, 24 è il numero della COP che è stato fatto, COP sta per Conference of the Parties e si muove in giro per il mondo ed è il posto dove tutti i rappresentanti dei governi discutono di questioni di clima. Negli ultimi anni questi tipi di diciamo di riunioni sono diventate particolarmente interessanti perché hanno smesso di essere delle cose puramente governative, ma coinvolgono anche gruppi di interesse, quindi rappresentanti degli indigeni, delle popolazioni indigene, dei giovani, dei lavoratori, i sindacati e chi più ne ha più ne metta, ok? Comprese l'associazione dei Quaker americani, piuttosto che chiunque voglia essere parte di questo processo può accreditarsi e fare parte di questa discussione. Quindi è veramente una cosa abbastanza, abbastanza grossa e gigante. Ha una valenza politica sicuramente abbastanza importante. L'ultima è stata a Glasgow, penso che l'abbiate sentita, è stata a dicembre se non erro, ed è stata abbastanza importante perché quella dell'anno precedente è stata la prima COP che è stata saltata a causa pandemia, non si è riuscito ad organizzarla proprio per quello. Allora, io oggi mi focalizzo su sesto rapporto di valutazione, in particolare il terzo gruppo di lavoro, quello dove ho lavorato anch'io, quindi non vi racconterò delle scienze dure dell'adattamento, ma soltanto appunto della mitigazione. Il rapporto è organizzato, come vedete qui, è un rapporto di valutazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non scriviamo cose nuove, noi prendiamo la letteratura, la scandagliamo, la leggiamo tutta e poi facciamo una valutazione, diciamo, sull'argomento X, ok? C'è questa evidenza e il grado di agreement, di diciamo, il grado di... Il livello a cui tutti gli studi sono d'accordo è alto-basso, ok? Alto vuol dire che tutti dicono la stessa cosa, giungono allo stesso risultato, basso vuol dire che uno ti dice vai a destra, l'altro ti dice vai a sinistra, ok? E soprattutto, quindi questo è il primo punto, diciamo quanto sono d'accordo nel arrivare a raggiungere le stesse conclusioni. La seconda cosa che facciamo è che vediamo una sorta di stima della incertezza. Ok? Tutti dicono la stessa cosa, ma ci sono veramente pochi articoli, pochi risultati e quindi la certezza non è poi così, così alta che abbiamo ragione, oppure ci sono tanti articoli, dicono tutti la stessa cosa e raggiungono tutti le stesse conclusioni, quindi alta certezza che il risultato sia un risultato solido.
Quindi avete due tipi di informazioni, la quantità dell'evidenza, quanto è ricca la scienza su questa cosa e quanto è d'accordo su raggiungere un determinato risultato, uno statement. Ora, per capirci di cosa stiamo parlando, il terzo gruppo di lavoro sono un po' meno di 300 autori mondiali, provengono da 65 paesi, 41% da paesi in via di sviluppo e 59% da paesi sviluppati. Oltre a questi autori, che sono quelli proprio, diciamo, che si occupano in maniera importante del rapporto, ci sono altri 354 contributing authors, che sono persone che sono prese ad hoc, pescate da, diciamo, dagli altri scienziati per contribuire su dei temi specifici su cui gli autori magari non sono particolarmente ferrati. Il 29% degli autori sono donne e il 71% uomini, e in questo rapporto di 4.000 pagine vengono riviste solo dal Working Group 3 circa 18.000 pubblicazioni, ok, nell'arco di 4 anni su temi diversi. Questo processo è un processo un po' particolare perché noi scriviamo una prima versione del rapporto che viene mandata fuori al pubblico, chiunque lo può leggere e chiunque ci può porre una domanda o dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Vengono registrati tutti i commenti, ci tornano indietro e noi uno a uno dobbiamo rispondere a questi commenti. Questo giro ne abbiamo risposto a 59.212 commenti nel giro di, diciamo, dei 4 anni, ok? Per farvi capire l'entità, diciamo, massiccia di questo processo. Tornando un attimo indietro, il rapporto è suddiviso in 17 capitoli. Il primo è un capitolo di contestualizzazione. I capitoli dal 2 al 5 parlano dei trend di emissione, dei trend di emissione, di quelli che sono i driver, quindi le forzanti e le pathways, che sono gli scenari possibili futuri. I capitoli dal 6 al 12 hanno un focus settoriale, per cui trovate un capitolo su energia, uno su agricoltura e foreste, uno sui sistemi urbani, uno sugli edifici, uno sui trasporti, industria, e poi uno che tratta i temi, diciamo, i temi trasversali. I capitoli 13, 14, 15 e 16 trattano quelli che vengono considerate nel gergo dell'IPCC, della Convenzione Quadro, come le enabling conditions, cioè le condizioni che, se messe in atto, ci aiutano a portare avanti. Stiamo parlando quindi di istituzioni e politiche, finanza, tecnologia, innovazione e cose simili. Il 17° capitolo conclude il rapporto, ha una peculiarità in questo rapporto, che prende la lente dello sviluppo sostenibile. Ora, penso che voi abbiate familiarità con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono i goal che sono stati scelti dai paesi mondiali come ciò che dobbiamo raggiungere per la sostenibilità. Ecco, il clima è l'obiettivo 13, ce ne sono altri 16 oltre a questo che noi stiamo cercando di perseguire. O perseguire l'obiettivo dell'azione climatica qualche volta ci porta a dei trade-off con altri obiettivi, ok? Per cui, se noi utilizziamo, per esempio, biocombustibili, faccio un esempio tra mille, e per coltivare questi biocombustibili abbiamo bisogno di acqua, potremmo arrivare a ridurre la disponibilità di acqua per le popolazioni locali. Quindi vedete che ci sono delle scelte da fare su quale sia la cosa più importante o no. Detto questo, diciamo, questo è un po' l'infarinatura sull'IPCC. Ci sarebbe molto da dire sul processo politico, però almeno questo, secondo me, chiarisce un po' il mandato. Quando qualcuno vi dice l'IPCC ha detto che dobbiamo fare, no, l'IPCC ha letto la letteratura e vi racconta che la letteratura tutta insieme vi dice dovete fare, quindi non è che siamo noi che vi diciamo cosa fare, vi raccontiamo un po' che cosa hanno scoperto gli scienziati, ok? Quindi il rapporto trova che per arrivare a X bisogna fare Y, è una interpretazione sbagliata di quello che il rapporto fa. Il rapporto vi fa vedere che la letteratura dice che, ok? E la valenza è un po' diversa, se ci pensate, perché altrimenti date un mandato, un potere agli scienziati dell'IPCC che loro non hanno e peraltro non si vogliono neanche prendere, perché capite l'importanza di dare, diciamo, ecco. Quindi con questo concludo l'infarinatura sull'IPCC e passo un po' alle dinamiche di base dei cambiamenti climatici. Spero di non essere, diciamo, noiosa, ma sono proprio le cose a livello zero.
Allora, sapete che il cambiamento climatico è praticamente l'insieme dei fenomeni che sono associati con un innalzamento della temperatura media globale della superficie della Terra, e questo comprende non soltanto la parte naturale, ma anche tutte le conseguenze sui sistemi naturali ed economici. Okay? La scienza ci sta dicendo una cosa, ci dice che la temperatura media della superficie della Terra si sta alzando, ok? In modo anomalo e a una velocità crescente. Ora, per farvi vedere questa cosa, utilizzo questo grafico che è tratto dal rapporto speciale sul grado e mezzo, quindi è un grafico un po' vecchio, ma mi dovete perdonare, in questa parte funziona molto bene e non l'hanno riprodotto. Questo grafico vi misura sull'asse delle Y la differenza in temperatura oggi rispetto all'inizio dell'era industriale, quindi al 1850, per essere chiari. Al 2017 era l'ultimo anno di osservazione, tutto ciò che vedete a sinistra è osservato, tutto ciò che vedete a destra è proiettato, quindi lasciamo perdere la parte di destra per il momento, focalizziamo su quella di sinistra, cioè quello che vediamo, ok? La righina grigia rappresenta la temperatura media globale osservata sulla Terra, quindi la media di tutti i luoghi del mondo, va su e giù perché ovviamente d'estate fa più caldo e d'inverno fa meno caldo. Questo grafico, ecco, sull'asse delle Y vedete il tempo, sull'asse delle X il tempo che passa, la linea rossa è un'interpolazione, cioè facciamo, diciamo, interpoliamo una retta rispetto alle osservazioni. Questo grafico vi dice tre cose che secondo me sono importanti. La prima cosa che vi dice è che nel 1960 la temperatura era già di un quarto di grado in media più alta dell'era preindustriale, ok? La seconda cosa che vi dice è che nei successivi 60 anni questa differenza è aumentata di tre quarti di grado, ok? Quindi in 100 anni un quarto di grado, in 60 anni tre quarti di grado. Si sta alzando in modo anomalo e si sta alzando a una velocità crescente. Se continuiamo così, più o meno intorno al 2040 saremo al grado e mezzo sopra, ok? Questa è una cosa che si osserva. Ora la domanda che sorge naturale è: quindi, cioè, se fa più caldo, cosa succede? Ok? Ecco, andremo a vedere anche questa. Mi fermo un attimo sulle cause, perché sta succedendo questa cosa qui, che è una, diciamo, abbiamo raggiunto ormai abbastanza consapevolezza sui meccanismi che sono dietro. Il surriscaldamento globale della Terra dipende dall'aumento delle concentrazioni dei gas serra nell'atmosfera terrestre. Le concentrazioni di gas serra vengono misurate in ppm, parti per milione, di CO2 equivalente, un'unità di misura, CO2 equivalente, perché tutti sanno che la CO2 è un gas serra, ma credo che molti sappiano anche che non è l'unico gas serra, ce ne sono tantissimi. In particolare il metano, per esempio, è uno di questi esempi. Per farvi capire quanto sono aumentate le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera terrestre, vi faccio vedere questo grafico. Sull'asse delle X vedete il tempo che passa. Questo grafico è diverso da quello precedente perché parte 800.000 anni fa e finisce praticamente a oggi. Okay? Vedete che zero è l'ultimo punto sull'asse delle X, quindi va indietro nel tempo. E sull'asse delle Y misurate la concentrazione di CO2 nell'atmosfera terrestre in parti per milioni. Domanda: come facciamo a sapere quant'era la concentrazione della Terra nell'atmosfera terrestre 800.000 anni fa? Chi è che la misurava? Dopo il 1958 sono osservazioni che noi possiamo fare perché c'è appunto questo osservatorio di Mauna Loa che lo fa. Prima del 1958, per avere queste informazioni, di fatto si carota il ghiaccio terrestre, quindi si tirano fuori dei pezzi di ghiaccio e si osservano le bollicine all'interno. Quindi prima, praticamente la maggior parte di questo grafico sono di fatto osservazioni dovute al ghiaccio, all'area che è conservata nel ghiaccio. Quello che vedete qui è che le concentrazioni variano tanto, ok, nel tempo. Ci sono dei picchi, che sono i periodi interglaciali, e ci sono degli abballamenti, che sono le ere glaciali. Quindi quando la concentrazione è bassa fa più freddo, quando la concentrazione è alta fa più caldo. Il picco più alto che vedete in questo grafico è in effetti quello... Scusate, non so se... Ecco, è quello che vedete qui, più o meno un po' più di 300.000 anni fa, ed siamo arrivati a 300 parti per milione, ok? Dopodiché è scesa di nuovo la concentrazione. All'inizio, nel 1850 circa, all'inizio della
della rivoluzione industriale eravamo a circa 280 parti per milione, ok? Ecco, il 20 gennaio del 2021 siamo qui, siamo a 417 parti per milione, quindi questa è una concentrazione dei gas climalteranti nell'atmosfera terrestre che non si è mai vista nella storia della Terra, fin tanto che noi riusciamo ad andare indietro con qualsiasi mezzo scientifico siamo in grado di ottenere. Quindi qui stiamo parlando di tempi veramente lunghi. Ecco, e questo è associato oramai in maniera, cioè senza nessuna ombra di dubbio, alla rivoluzione industriale e all'utilizzo dei combustibili fossili. Non stiamo parlando di macchie solari, non stiamo parlando di nient'altro, ok? Con buonissima probabilità, ovviamente non possiamo mai essere certi, ma con buona probabilità si tratta proprio di un effetto antropico. Quindi, ok, le concentrazioni di gas dipendono dalle emissioni, come vi dicevo, queste sono legate a tutti i settori dell'economia, compreso quello che noi consumiamo, non soltanto la produzione. Le emissioni si misurano in tonnellate di CO2 equivalente, mentre parti per milione è una misura di stock, tonnellate è una misura di flusso. Okay? I principali gas a effetto serra sono la CO2, come sapete credo tutti, il biossido di carbonio, ma il CH4, metano, è un altro gas climalterante. La peculiarità del metano è la notata in questo GWP, che è il Global Warming Potential, un'unità di misura di quanto è capace di forzare, quanto impatto sul clima può avere. Il metano, una molecola di metano, è equivalente a produrne 28 di CO2, ok? L'N2O, il protossido di azoto, è anch'esso un gas climalterante ed è un gas che è legato non tanto alla combustione dei fossili, ma al cambiamento d'uso dei terreni, all'agricoltura, ok? Global Warming Potential 265. Passiamo poi ai gas non me lo fate dire che non sono capace, ai gas HFC, che sono tanti, il loro global warming potential varia da 124 a 12.400, ok? Ci sono dei gas che sono molto molto pericolosi anche in piccolissime quantità e poi altri tipi di gas che arriviamo anche a, diciamo, global warming potential più alti. Il meccanismo è abbastanza semplice, vasca da bagno, la nostra atmosfera, la parte gialla che vedete è appunto l'atmosfera, quindi lo stock, quello che vedete uscire dal rubinetto è il flusso. Più o meno per darvi due numeri, diciamo per capire, le emissioni che sono queste sono stimate, attenzione qui sono stime, io per questione di velocità semplifico tanto, ok? Per cui sono numeri diciamo che vanno poi aggiornati e questi sono del rapporto prima, non sono di questo adesso perché non ho avuto il tempo di farlo, di calcolare gli equivalenti, però diciamo... All'anno scorso la migliore informazione che avevamo era combustibili fossili, bruciando combustibili fossili produciamo circa 35 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, ok? In più attraverso la destinazione, il cambio di destinazione d'uso dei terreni, cosa vuol dire? Vuol dire che taglio le foreste, converto foreste in terreni agricoli, costruisco delle case, cemento e quant'altro, ok? Ne produco, ne libero nell'atmosfera ancora 5,5 miliardi di tonnellate. Miliardo è un numero abbastanza grande, c'è un sacco di zeri in miliardi. La Terra è un sistema chiuso, quindi riesce ad assorbire parte di questa CO2 attraverso i pozzi naturali di assorbimento che sono foreste e oceani. Le foreste assorbono circa 12 miliardi di tonnellate all'anno e gli oceani ne assorbono circa 9 più o meno. Il risultato, se voi fate il calcolo di quello che buttiamo dentro e quello che riusciamo a tirare fuori, avanzano più o meno ogni anno 18 miliardi di tonnellate. Quindi ogni anno che passa noi stiamo immettendo questa cosa, diciamo queste tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Ovviamente più andiamo avanti, più cresciamo, più ne immettiamo, quindi questi numeri sono appunto diciamo una osservazione in un determinato periodo. E immettere così tanta atmosfera crea così tanta CO2 nell'atmosfera crea degli scompensi, mette in moto dei meccanismi che di fatto ci portano a temere per grossi rischi, okay, associati. Adesso un pochino ve li racconterò. Il dettaglio su questi rischi li trovate nel rapporto del Working Group 1 che è uscito ad agosto dell'anno scorso, è stato il primo gruppo che ha prodotto, eravamo tutti in vacanza, è uscito sulle testate diciamo di tutti i quotidiani, anche perché eravamo diciamo in mezza pandemia, quindi non è che la gente andasse tanto in giro, leggeva un po' di più i giornali.
è uscita questa citazione di Guterres, che è il segretario delle Nazioni Unite, segretario generale delle Nazioni Unite, e dice oggi l'IPCC, il Working Group 1 dell'IPCC, rilascia il rapporto e questo è un codice rosso per l'umanità. Quindi immettere tanta atmosfera crea una serie di scompensi e se volete leggere nel dettaglio quali questi sono, potete andare a vederlo in quel rapporto. Io qui vi semplifico. Il surriscaldamento globale porta a una serie di rischi per i sistemi naturali ed economici. Quali sono questi rischi? Eventi estremi, perdita di biodiversità, innalzamento della temperatura, ondate di calore, ondate di freddo, grandine, acidificazione degli oceani, cambio dei venti e delle nubi, cambio di El Niño e La Niña, e quindi un'infinità di cambiamenti che tolgono dall'equilibrio quello che è il sistema Terra. I rischi aumentano in maniera non lineare all'aumentare della temperatura. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado da un grado in più a un grado e mezzo in più, magari aumento i rischi di X. Se io vado da un grado e mezzo a due, aumento i rischi più di X, ok? Magari 2X o 3X, quindi il problema diventa sempre più grosso. Qui vedete due cartine. Allora, la prima, quella in alto, vi fa vedere come cambiano i rischi associati ai cambiamenti climatici all'aumentare della temperatura. Vedete che se noi arriviamo a 3 gradi, che è il pannello tutto sulla destra, c'è molto più bordeaux rispetto a quello del grado e mezzo, che è quello tutto sulla sinistra. Okay? Quindi all'aumentare della temperatura aumentano i rischi. Gli altri due, diciamo, le altre due figure vi fanno vedere una cosa importante, che è i rischi, ma che vedete anche nella prima figura, i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici sono diversi a seconda delle diverse zone del mondo, a seconda di quanto ognuno di noi è vulnerabile come paese. Okay? La vulnerabilità è un composto, è un indice composto che dipende sia da questioni fisiche e naturali, ma anche dalle vostre economie, dal vostro grado di povertà iniziale, e tanto altro, ok? Quindi sulla sinistra vedete per esempio una stima di un vecchio paper di quanto potrebbe cambiare il prodotto interno lordo al 2100 senza politica climatica, quindi continuando a produrre emissioni. Sulla destra vedete la stessa cosa fatta per l'Italia, le perdite di prodotto interno lordo in diverse regioni italiane, vedete che sono completamente diverse, il Trentino non ha le stesse difficoltà della Sicilia per ovvi motivi. Allora, quindi il risultato di tutta questa faccenda qual è? È che il nocciolo della questione è che bisogna ridurre le emissioni di CO2 e bisogna rendere le economie neutrali dal punto di vista climatico, quello che in gergo tecnico si chiama il net zero, lo zero netto di emissioni, cioè dobbiamo essere in grado di emettere almeno tanto quanto assorbiamo, ok? Ma non di più. Questo che cosa, perché è un problema? È un problema perché fare questa cosa implica cambiare radicalmente il nostro sistema, che è tutto a base fossile. La maggior parte della nostra energia proviene dai combustibili fossili. Fare questo cambiamento è costoso. Fino a qualche anno fa era costoso perché, uno, le tecnologie non esistevano, e due, se esistevano erano veramente tanto più dispendiose. Per cui voi probabilmente avrete sentito, o anni fa si discuteva di, certo è bello avere il fotovoltaico sul tetto, ma è una roba da ricchi, ok? Perché le famiglie povere non se lo possono permettere. L'elettricità che viene dalla rete è molto più economica dell'installazione del pannello. Questo era vero, ma adesso vi racconto, diciamo, le ultime novità. Questi cambiamenti devono essere implementati, non nascono da soli. Se nascessero da soli avremmo già risolto il problema, o per meglio dire non ci saremmo infilati in questa situazione per cominciare. Quindi invertire la tendenza richiede un forte intervento politico, quindi mettere in atto delle politiche che ci aiutino a scardinare il sistema attuale. E questo è un problema perché le politiche climatiche possono indubbiamente avere degli impatti negativi su determinate fasce delle popolazioni, su determinate imprese, su determinati paesi. Vi faccio un esempio banalissimo: se noi domani smettiamo di usare carbone, la Silesia, che è una regione della Polonia, ok? Praticamente esce, siccome si basava tanto sul carbone, sull'estrazione del carbone, sta gente a casa, ok? Diventano disoccupati e non sappiamo cosa fargli fare, perché non sanno fare altro che minare, cioè che estrarre carbone, perché questo è quello che loro hanno imparato a fare e che, diciamo, su cui hanno vissuto finora. Quindi il problema della politica
climatica e da un lato abbiamo gli impatti climatici che ci creano dei problemi e ci portano a dei rischi, dall'altro abbiamo la politica climatica che anch'essa però non è banale, non è che la mettiamo in atto e tutto si risolve, siamo tutti contenti, ma anch'essa porta a degli impatti sociali ed economici. E quindi se la vogliamo promuovere, se la vogliamo mettere in atto, dobbiamo in qualche modo gestire questi che gli economisti chiamano i trade-off, i costi opportunità, insomma. Tutta questa faccenda, io trovo però utile un po' visualizzare questo problema, che è una cosa che forse ci manca nel parlare. Allora, questa è una tonnellata di CO2, ok? Questa è una tonnellata di CO2, un pallone di un diametro di 10 metri circa, pieno di gas CO2, ok? Noi ne facciamo 18 miliardi all'anno, oltre quello che possiamo fare, ok? Ne facciamo 40 miliardi, alcuni la Terra se li, diciamo, se li assorbe, ma noi ne facciamo 18 miliardi in più di quello che dobbiamo fare. Questa è la CO2 che New York produce in una giornata, ok? E questa è quella che produce in un anno. New York, dite, vabbè, è una città, insomma, però come New York ce ne sono anche tante altre di città, giusto? Ecco, un italiano, oltretutto questa cosa è complicata da cosa? È complicata dal commercio internazionale, che è una roba bellissima, però allo stesso tempo implica che beni prodotti in altri paesi vengono consumati qui da noi e viceversa, ok? Per cui in Italia, per esempio, ogni italiano in media, se noi prendiamo tutta la popolazione della Terra e tutte le emissioni che facciamo nella Terra e dividiamo le seconde per le prime, salta fuori che più o meno ogni essere umano sulla Terra produce circa 4 tonnellate all'anno, ok? 4 palloni ognuno di noi. Peccato che se noi rifacciamo la stessa cosa paese per paese, ci sono dei paesi che producono di più e dei paesi che producono di meno, perché io diciamo, sicuramente ho uno stile di vita in Italia, è una produzione diversa da quello che può avere una persona in Sudan, ok, o in Marocco o in Colombia. Se io rifaccio questo calcolino per l'Italia, in media in Italia noi produciamo 7 tonnellate a testa, 6 tonnellate a testa all'anno, 6 palloni, in base alla, diciamo, alla produzione nazionale. Se però io vi rifaccio il calcolo guardando quello che noi consumiamo, in realtà ognuno di noi va a 8. Perché va a 8? Perché l'Italia produce e produce 6 tonnellate a testa di CO2, ok, attraverso i vari settori industriali. Ma noi consumiamo cosa? Consumiamo anche i beni che vengono da fuori, ok? Quindi non è che consumiamo solo quello che produciamo in Italia a casa nostra. Produciamo, consumiamo parte di quello che produciamo, parte di quello che invece produciamo lo vendiamo all'estero, ma poi importiamo cose da altri paesi. Noi consumiamo di più di quello che produciamo perché siamo nella parte più ricca della popolazione mondiale. Quindi in realtà ognuno di noi è responsabile di consumare 8 palloni all'anno, più o meno, di CO2 attraverso le varie, diciamo, attività di cui svolgiamo. Ecco, quindi questo per dare una contestualizzazione un pochino più visiva anche al problema. Allora, ok, scusate, passo a questa. Quindi vi ho fatto l'infarinatura del cambiamento climatico veramente di base. Mi fermo un attimo sulla politica climatica europea, perché dopo gli 8 palloni a testa penso che sia necessario darvi qualcosa che vi sollevi un po' il morale. Noi siamo cittadini europei e abbiamo, diciamo, in questo senso la fortuna di vivere in una zona del mondo che si è preoccupata di fare tantissimo per i cambiamenti climatici. Siamo in assoluto nella zona del mondo che ha lavorato di più, che si è impegnata di più a livello politico, che ha cercato di spingere. Non è un caso che l'accordo di Parigi sia stato fatto a Parigi, ok? Sia stato fortemente voluto dall'Unione Europea e non è il caso che adesso la Commissione Europea attualmente, diciamo che in ufficio attualmente, quindi che gestisce adesso, se la vogliamo chiamare così, la baracca, si sia fortemente impegnata per diciamo nei confronti appunto dei temi climatici. Allora, l'Europa nel 2009 si pone un obiettivo che si chiama il pacchetto clima ed energia 2020, quindi al 2009 i politici europei, che poi sono i nostri, non è che sono di un altro paese, sono proprio tutti i politici europei di tutti gli stati europei,
si sono messi d'accordo che entro il 2020 dovevano tagliare le emissioni del 20% rispetto al 1990, perché ci vuole sempre una base di, diciamo, di partenza, di riferimento, aumentare l'efficienza energetica del 20% e aumentare il contributo delle rinnovabili del 20%. Ora voi vedete qui, questo era il nostro target, ok? Noi nel 2020 siamo arrivati sotto. Che cosa misura questo target? Qui vedete che misuriamo le emissioni, ok? Quindi questa cosa qui si sarebbe tradotta in questo livello di emissioni, noi ne abbiamo fatte di meno, ok? Quindi super bravi, siamo andati oltre quello che ci siamo detto. Non esultate, perché parte di questo è dovuto al fatto che abbiamo avuto la crisi, due crisi in realtà finanziarie, quindi parte del motivo per cui non abbiamo fatto CO2 perché siamo andati in crisi e non abbiamo prodotto, ok? Però nonostante tutto abbiamo fatto i target che ci eravamo prefissi. Tanto è vero che intanto che stavamo arrivando al 2020, cioè nel 2014, l'Unione dice: beh, ci impegniamo ancora di più, implementiamo quello che si chiama il Framework for Climate and Energy, il framework al 2030, entro il 2030 cerchiamo di fare 40% delle emissioni, 32% delle rinnovabili e 32% dell'efficienza energetica, tutto sempre misurato rispetto al 1990, quindi di fatto questo 40% qui si traduce in un 20% in più rispetto a quello che avevamo già fatto, ok? Non è che stiamo... ecco. Allora, e quindi questi, diciamo, questi obiettivi si sarebbero tradotti in un target che era questo, ok? Questo qui. E ora, se ci siamo arrivati o no, non ve lo posso dire ancora, perché non siamo ancora arrivati al 2030. Quello che vi posso dire è che, a seconda di quanto ci impegneremo, l'Europa adesso è su questa linea verde, era su questa linea verde, si sta spostando sulla gialla, ma dobbiamo ancora fare un pochino di più per veramente riuscire ad arrivare agli obiettivi del 2030. In corsa, nel 2018, l'Europa dice: va bene, però ci crediamo veramente tanto, facciamo che ci mettiamo un altro, ci impegniamo ancora di più, ci impegniamo per il 2050 e vogliamo diventare climate neutral, quindi neutrali dal punto di vista climatico. E questa cosa che parte nel 2018 succede nel 2018, 2019, 2020, poi scoppia la pandemia, si continua a discutere, oltre che di pandemia, anche di questioni di clima. Nel 2021 l'Europa passa la legge climatica, la prima legge climatica, che è il primo documento al mondo che obbliga gli stati quindi gli stati dell'Unione Europea, a diventare neutrali, a promuovere delle economie carbon neutral entro il 2050. Questa è la legge sotto la quale noi viviamo, dove noi dobbiamo arrivare, perché ce la siamo autoimposta, l'abbiamo ratificata, ok? L'abbiamo scelta noi come gruppo, diciamo, come gruppo di paesi. Ecco, allora, a sostegno di questa cosa qui, l'Europa sta facendo una serie di importanti iniziative, il Green Deal europeo sta mettendo in atto una serie di altri impegni. La cosa principale che voi dovete, okay, la cosa principale che un economista vi dirà che dovete sempre guardare è: dove stanno i soldi? Ok, allora, a supporto di questa politica, l'Europa porta il suo budget multiannuale, che non so se voi sapete come funziona il budget multiannuale dell'Unione Europea, ma è una cosa veramente affascinante. Se non l'avete mai studiata, vale la pena di perderci un paio d'ore. Il budget dell'Europa fino al momento del Covid, ok, era un budget che non poteva andare in passivo, diversamente da quello italiano e diversamente da quello degli altri stati. Cioè, si raccoglievano i soldi, quello che c'era si ridistribuiva, quello che non c'era non si spendeva, come le buone vecchie famiglie italiane degli anni 50, ok? Quindi non potevamo fare debiti, e questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica veramente potente di questo budget è che viene deciso adesso, ok, e dura per 7 anni. Cioè, noi la raccolta di fondi la facciamo una volta ogni 7 anni e ci impegniamo per i prossimi 7 anni. Questo è molto diverso da quello che succede a livello nazionale, soprattutto un paese come l'Italia, dove ogni volta che casca il governo la legge la cambiano, rifanno il budget annuale, spostano di qua, tolgono di là. Ecco, in Europa è molto più stabile. Il risultato di queste due caratteristiche è che il budget europeo, anche a causa dei principi sul quale si basa la sovranità europea, i principi della sovranità europea sono che deve essere l'Europa entra in gioco laddove l'azione europea può fare di più dei singoli paesi e non si può mai sostituire ai paesi, ma si deve sempre dimostrare un delta, un'aggiunta rispetto a quello che i paesi possono fare.
Questo cosa significa? Il budget, oddio, scusatemi. Il budget europeo di fatto viene utilizzato e speso per investimenti di lungo periodo, quindi per infrastrutture, per promuovere la coesione e per fare cose di questo tipo. Quindi ha una forza molto, cioè stabilizza molto il processo politico. Infatti Ursula von der Leyen ha avuto una fortuna, senza volerla, importante. Qual è? Il budget dell'Europa dura 7 anni, la Commissione dura 5. Ok, potete immaginare che la commissione più fortunata di tutte è quella che entra in carica nel momento in cui va rinegoziato il budget, perché così si trova a controllare tutto quello che fa, mentre una commissione che entra in carica dopo che il budget è già stato approvato si ritrova vincolata dalle decisioni precedenti perché non può essere cambiato. Okay? Quindi queste sono tutte, diciamo, interessanti argomenti istituzionali di political science che determinano quanto sia stabile. Comunque l'Europa porta a supporto questo budget, un budget importante che ha anche in più una componente ripresa, perché abbiamo avuto il Covid, quindi adesso abbiamo un budget europeo normale, in più abbiamo questo nuovo strumento che si chiama Next Generation EU, che mette ancora soldi sul tavolo. Questo budget viene utilizzato in grande parte earmarked, quindi vincolato a delle priorità di spesa che sono la ripresa economica, le azioni per il clima e la digitalizzazione. Ovviamente non tutto il budget, ma dirvi che il 30% di questa roba deve supportare progetti verdi è tanta roba, e soprattutto se stiamo parlando di investimenti in infrastrutture, cose che i paesi non sono tanto bravi a fare perché implicano impegni di lungo periodo. Ok? Quindi ecco, un'altra cosa importante di cui si tiene conto a livello europeo è la rivoluzione digitale. Se voi leggete i documenti di policy o comunque le comunicazioni della Commissione europea, sempre più non si parla di twin just transitions, ok? Le transitions sono due, una è l'ecologica che vi ho appena spiegato, la seconda è la digitale, che è quella che sta un po' rivoluzionando tutto il nostro modo di produrre e di consumare. È una rivoluzione diversa perché questa non serve la politica, diciamo striscia nelle nostre vite in maniera completamente autonoma, trascinata dal settore privato, e quindi può cambiare molte cose. Porta per esempio all'aumento dell'automazione, all'uso delle tecnologie digitali nei settori industriali, ma anche a cambiare il nostro modo di ragionare. Adesso non si parla più di trasporto, si parla di mobilità, questa cosa integrata che si fa con le app. Ok, una volta mobilità, mio papà pensava che fosse una roba che poi devi andare dal fisioterapista quando ti rompi una gamba, è proprio cambiato il lessico. Intelligenza artificiale, le case intelligenti, e le lavatrici che si spengono e si accendono da sole se va il pannello solare piuttosto che no, sono tutte, diciamo, cose che stanno diventando la realtà quotidiana. Ecco, le domande che è importante porsi, non ce le poniamo stasera, ma penso che sia importante menzionarle, sono: in che modo queste tecnologie digitali influiranno sulla domanda di energia e sull'efficienza energetica? Ci sono state delle stime che sostengono che la produzione di Bitcoin, per esempio, consuma il 2% dell'elettricità mondiale, ok? Se voi pensate a quanto grande è il mercato dei Bitcoin e pensate al 2% dell'elettricità mondiale, diciamo che consuma come un paese, ok? Esempio, poi da validare. La seconda domanda importante è: possiamo usare la rivoluzione digitale come un volano che ci aiuti anche ad arrivare ai cambiamenti climatici? Non è del tutto chiaro se riusciremo a farlo piuttosto che no, ma questo, diciamo, è una domanda che l'Europa si sta ponendo. Quindi il problema dei cambiamenti climatici non deve essere decontestualizzato dal resto, né lo sviluppo sostenibile né le altre cose che succedono nel mondo. E questa cosa qui la studio in questo progetto che menzionavamo, il progetto 2D4D, che è proprio focalizzato a vedere se è possibile, diciamo, basarsi o utilizzare la rivoluzione digitale come un volano di rilancio per le economie in un contesto appunto verde. Per cui in quel progetto si guarda domanda di energia, efficienza energetica, ma anche impatto sulle imprese, giustizia, equità, ok? Voi sapete che non tutti sono in grado di utilizzare i digital devices. Per esempio, durante il Covid un sacco di studenti di famiglie più povere, soprattutto elementari o quant'altro, sono rimasti esclusi dalla didattica a distanza perché non avevano abbastanza accesso, non avevano, diciamo, gli strumenti sufficienti o fisici o di banda, per esempio
gli abbonamenti con il limite al traffico, un sacco di studenti delle elementari dopo una settimana di didattica online non avevano più giga da consumare perché avevano già finito quella del mese, per esempio. Transizione giusta si riferisce al fatto che le diverse regioni in Europa, ma anche nel mondo, sono vulnerabili in maniera diversa e quindi è necessario, come vi dicevo prima, quando si implementano le politiche, cercare anche di compensare per le possibili perdite che queste politiche hanno. Qui vedete un esempio di una cartina disegnata dove rosso sono quelle regioni che sono più vulnerabili alla transizione energetica, perché sono quelle regioni che, diciamo, faranno più fatica a colmare il divario, a trovare alternative, a educare la popolazione a fare cose diverse, a trovare diversi sbocchi economici. Ok, quindi questo era l'infarinatura, perdonatemi se sono andata lunga, spero che sia stata non troppo noiosa e magari utile. I messaggi chiave del rapporto, che cosa vi dice questo rapporto? Ripeto, sono 4.000 rotte pagine, quindi dice un'infinità di cose, ma i messaggi che sono stati sollevati anche dai decisori politici, la parte interessante di questo rapporto è questa, viene scritto dagli scienziati, riguarda tutta la letteratura, ma siccome poi questo rapporto praticamente è impossibile da leggere tutto, si fa quello che si chiama il sommario per i decisori politici, che sono un centinaio di pagine, ok? E queste pagine vengono però approvate dall'Assemblea delle Nazioni Unite, parola per parola, quindi tutti i paesi lo leggono e tutti i paesi dicono sì, io sono d'accordo, no, io vorrei cambiare questa cosa qui, o piuttosto perché l'avete scritta in questo modo, non si capisce, ecco. Quindi il sommario per i decisori politici ha anche l'importante ruolo di sollevare, di portare alla luce alcuni messaggi rispetto a altri. I messaggi che salgono sono di solito quelli, diciamo, che sono sia più importanti dal punto di vista degli scienziati, ma anche giudicati importanti dai governi. Ok, quindi è un documento abbastanza interessante da leggere. Questa è la copertina. Allora, la prima cosa che vi dice il rapporto è che non siamo sulla strada giusta per limitare l'aumento della temperatura al grado e mezzo, ok? Perché? Perché, come vedete in questo grafico, le emissioni sono aumentate in tutti i settori, in tutti i paesi, per tutti i gas, ok? Continuano ad aumentare. In realtà noi dovremmo diminuire, questa curva dovrebbe scendere invece che salire. Non stiamo andando bene. Però il rapporto vi dice anche, attenzione, che le azioni per il clima aumentano, stanno aumentando in maniera importante, alcuni paesi sono riusciti a ridurre le emissioni pur continuando a crescere, e l'Europa è tra questi, e il PIL europeo è aumentato del 60%, è aumentato parecchio, non mi fate dire i numeri perché non mi ricordo l'anno iniziale con il quale misuro e quindi il numero non ha senso se non vi do l'inizio e la fine, però ha continuato a crescere e le emissioni in Europa sono in realtà diminuite, quindi noi siamo la prova che questo sforzo può portare dei buoni frutti, non diminuite abbastanza velocemente ma comunque diminuite. E gli obiettivi di zero emissioni sono stati adottati anche da un sacco di città e di regioni. Perché questa informazione è importante? Perché il cambiamento climatico viene di solito discusso a livello di paese, sono i paesi che si fanno carico di ridurre, ma poi la verità è che bisognerà scomporre questi obiettivi a livello regionale, locale, io, voi, cosa dobbiamo fare? E quindi vedere che sono proprio le municipalità o le regioni, i consigli regionali, provinciali che si occupano di questa cosa significa che il movimento sta avvenendo anche dal basso ed è molto molto importante che questo succeda se vogliamo veramente arrivare da qualche parte. Quindi non siamo sulla buona strada, ma stiamo cercando di fare, diciamo, si stanno vedendo dei cambiamenti importanti. L'altra cosa che vi dice questo messaggio è che esistono una serie di possibili scenari futuri. Questo grafico vi fa vedere che da qui al 2100 noi possiamo in realtà avere tanti diversi mondi al 2100 partendo dal punto di vista di oggi, e qui vedete che ci sono dei mondi, questi qui più alti, che vi portano a un aumento della temperatura che è sopra i 4 gradi. Ok, questi sono probabilmente i mondi nei quali noi non ci impegniamo tanto e non facciamo abbastanza, ma ci sono anche dei mondi possibili dove noi rimaniamo sotto il grado e mezzo al 2100, e questo è veramente, diciamo, un risultato importante. Qui ve lo faccio vedere attraverso la temperatura, ok? Adesso nella slide successiva vi faccio vedere le emissioni, perché qui vi parlo della temperatura, ma di là vi devo parlare dei flussi. Che cosa cambia da qui a qui e come facciamo a sapere che esistono questi mondi?
Questi sono i risultati di quelli che si chiamano i modelli di valutazione integrata. Sono dei modelli economico-matematici, okay, che utilizzano delle equazioni per riprodurre come funziona il sistema economico mondiale e anche regionale, a livello, diciamo, regionale, nazionale. E sono particolari perché hanno tre componenti: hanno la componente economica, hanno la componente climatica e hanno la temperatura, e li, diciamo, li muovono insieme, calibrati sulle emissioni storiche, e li proiettiamo al futuro. Che cosa cambia tra questo qui, diciamo, rosso scuro e quello azzurrino qui? Quello che cambia sono le politiche che noi imponiamo nel momento in cui andiamo a proiettare in avanti. Quindi il modello qui viene girato, sono tanti modelli, non è uno solo, i modelli vengono girati con poca convinzione sulle politiche climatiche e danno questo risultato. Se noi invece aumentiamo il nostro impegno, finiamo qui sotto, ok? Quindi queste sono tutte stime, vengono rivisti questi futuri scenari. Che cosa implica questo dal punto di vista delle emissioni? Vedete qui le emissioni. Implica che o le emissioni, diciamo, continueranno a salire, lo vedete, oppure dovranno scendere. E questa discesa qui, vedete che ci sono tanti modi per scendere. Possiamo scendere prima, possiamo scendere dopo, possiamo, diciamo, fare delle scelte. Okay? Da un lato vi faccio vedere le emissioni di CO2, dall'altro vi faccio vedere il metano, che è un altro gas parecchio importante, di cui non ho tempo di soffermarmi oggi, ma delle modalità di gestione diverse della CO2, legato all'agricoltura e ad altre cose. Ecco. Allora, un altro messaggio importante qual è? È quello che noi dobbiamo fare è arrivare allo zero netto. Se noi arriviamo allo zero netto, la temperatura della Terra si stabilizza. Ovunque noi siamo, si stabilizza. Arriviamo a 1,5 gradi, si stabilizzerà a 1,5 gradi. Arriviamo a 2 gradi, si stabilizzerà a 2 gradi. Che cosa cambia? Cos'è che possiamo scegliere? Possiamo scegliere la velocità con la quale arriviamo allo zero netto, e questo ha delle implicazioni. Se noi arriviamo allo zero netto entro il 2050, come l'Europa ha detto che farà, se tutti facessero questo, noi riusciremmo a stare tutti sotto il 1,5 gradi. Se invece tentenniamo e arriviamo allo zero netto entro il 2070, allora saremo in grado di stabilizzare la temperatura della Terra solo a 2 gradi. Questo perché? Perché più emettiamo, più sarà la temperatura. Una volta che, diciamo, arriviamo allo zero netto, ci fermiamo dove siamo. Tra l'altro, scusate, non ve l'ho detto, ma questi gas rimangono in atmosfera per 100 anni, ok? Quindi la temperatura si stabilizza, non è che io domani smetto di produrre CO2 e la temperatura scende, ok? Ma rimane lì, rimane ferma. Una cosa importante però da dirvi è questa: nel precedente rapporto c'erano degli scenari che andavano ben oltre i 4 gradi. Adesso perché non ci sono questi scenari? Perché tanti paesi si sono impegnati per il clima e si sono fatti carico di fare delle emissioni, non sono abbastanza delle riduzioni delle loro emissioni. Questi impegni non sono abbastanza forti, ma ci sono, e quindi hanno abbassato il range potenziale di temperatura che noi potevamo raggiungere. Quindi questo in realtà è un messaggio positivo, ok? Mezzo messaggio positivo. Altro messaggio importante: ci sono tantissimi diversi modi per arrivare allo zero netto, ok? Qui vedete tante barre colorate, ognuna di queste vi fa vedere, scusatemi, il mondo al 2020, 2050, 2100. Quello che cambia qui è la composizione di quella che si chiama primary energy supply, quindi la fornitura di energia primaria. Vedete che noi ci possiamo arrivare ai 2 gradi, 1,5 gradi, facendo, per esempio, come in questo caso, un sacco di rinnovabili non biomassa. Cosa sono le rinnovabili non biomassa? Sono quelle solare e eolico, ok? Oppure ci possiamo arrivare facendo più nucleare oppure meno nucleare, ok? Ci sono tante combinazioni di cose che noi possiamo scegliere. E a fini illustrativi, il rapporto, diciamo, identifica quelle che vengono chiamate IMPs, Illustrative Mitigation Pathways, cioè scenari illustrativi di mitigazione. Li raggruppa per famiglie, e qui per esempio avete le politiche correnti, cioè se non facciamo niente, ok, questo non faremo i 2 gradi nella prima parte, ma tutte le altre sono moderate action, quindi azione moderata, negative emissions, quindi un sacco di tecnologie che risucchiano le emissioni,
alcune delle quali tra l'altro non sono ancora disponibili sul mercato, quindi qui diciamo c'è una questione di incertezza. Qui abbiamo tante rinnovabili, lo vedete? Qui abbiamo low demand. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone diventano più parche nell'utilizzare l'energia, riducono un pochino i consumi, ok? E abbiamo tantissime altre opzioni possibili. Perché è un messaggio importante questo? Perché non si tratta di scegliere una strada e percorrere quella, dobbiamo fare tante considerazioni e scegliere in quale futuro noi vogliamo vivere. È anche possibile che un paese decida di andare in una direzione, la Francia fa il nucleare, l'Italia non lo fa, quindi bisognerà aggiustare, diciamo, queste cose qui. Altro messaggio importante, scusate ma non riesco a leggerlo, quindi... Ah sì, allora, i costi della mitigazione. Questo rapporto vi dice che, scusate, ad oggi esistono tantissime opzioni di mitigazione, ok? O tutte sono costose, come qualsiasi cosa nel mondo, ma metà della riduzione delle emissioni al 2030 può essere raggiunta con dei costi inferiori a $100 alla tonnellata, ok? $100 al pallone, ok? E questo perché è importante? Perché voi sapete, spero che sappiate, ma se non lo sapete, lo saprete adesso, in Europa esiste il mercato dei permessi, ok, per la CO2, quindi il manifatturiero sopra una certa dimensione ha dei permessi di CO2 che si deve scambiare per poter emettere, ok, e paga questi permessi se vuole inquinare. Ecco, il valore dei permessi ad oggi sono 80 euro alla tonnellata di CO2, è quello che pagano le imprese. Quindi questo messaggio vi sta dicendo che con pochissimo sforzo in più noi potremmo, diciamo, riuscire a fare metà di quelle che sono la riduzione di emissioni. Okay? Sicuramente un costo aggiuntivo, ma non così ingente come uno potrebbe pensare. Attenzione che questo grafico va letto con quello che gli inglesi chiamano un grano di sale, ok? Cioè con attenzione, perché non è detto che tutte le opzioni siano combinabili nello stesso modo, ok? Quindi va poi calato in realtà in ciascuna economia. Bisogna aumentare gli investimenti, la carenza di investimenti deve essere colmata verso le tecnologie verdi. Il rapporto però vi dice una cosa importante, dobbiamo investire da 3 a 6 volte di più nelle tecnologie verdi se vogliamo in effetti raggiungere al 2030 gli obiettivi che ci siamo prefissi. Ma a livello globale ci sono capitali e liquidità disponibili. Il problema qual è? È quello che bisogna spostarli dai combustibili fossili alle tecnologie verdi, ok? E qui potete trovare nel rapporto dettagliatissime analisi su diversità per settore, per paese e quant'altro. Ci sono un sacco di tecnologie che sono ora disponibili e che sono economiche, nel senso che sono competitive, che ci permetterebbero di ridurre le emissioni. Nel rapporto trovate, come vi ho spiegato in base ai capitoli, soluzioni possibili nel caso della domanda dei servizi, dell'energia, dell'utilizzo della terra, dell'industria, dei sistemi urbani, degli edifici e dei trasporti. Sono dettagliate, diciamo, in maniera abbastanza puntuale. Quello che faccio io velocissimamente, vi spiego un pochino quali sono per settore le cose più importanti. Sono ancora 6 slide, se riuscite a stare con me e a seguirmi ancora un attimo. So che sto andando un po' lunga. Allora, la prima cosa di cui bisognerebbe parlare è il settore energetico, ok? Perché? Perché nel settore energetico abbiamo fatto dei progressi che se voi chiedevate a chiunque, ingegneri, scienziati del clima, gente normale, 15 anni fa vi avrebbero detto che era fantascienza, ok? Vi faccio vedere una cosa che è questa. Scusate se non è tanto grande. Allora, questi qui sono 2 grafici, sull'asse delle Y vedete il costo in megawatt hour, ok? Una misura di energia in dollari, ok? Del 2020, quindi attualizzati. Sull'asse delle X vedete il tempo, questi sono dati osservati, queste non sono proiezioni, ok? È quello che noi abbiamo visto succedere negli ultimi 20 anni, ok? Allora, la riga, questa qua verticale al 2010, rappresenta la data in cui è uscito l'ultimo rapporto, quindi quello prima del, o meglio, i dati che erano contenuti nell'ultimo rapporto dell'IPCC AR5 che è uscito tra il 2014 e il 2015, ok? C'è un pochino di lag sui dati. Allora, questo grafico, il primo vi parla del fotovoltaico e vi dice che dal 2000 al 2020 i costi del fotovoltaico si sono drasticamente ridotti, tanto che
dal 2010 ad oggi, cioè la nuova scienza, la nuova, diciamo, la nuova evidenza scientifica, mi fa vedere che sono scesi fino a toccare questa banda grigia. Questa banda grigia rappresenta il costo, ok, minimo e massimo più o meno a livello mondiale di produrre energia con combustibili fossili. Quindi questo grafico vi fa vedere che ad oggi a livello globale, ok, in media sulla Terra, il fotovoltaico è competitivo con i combustibili fossili. 10 anni fa questa cosa non era vera, lo vedete qui, ok? Ma non solo non era vera, nessuno si sarebbe aspettato una discesa così drastica dei costi, ok? Quindi abbiamo delle opzioni che possiamo mettere in atto, che sono, diciamo, percorribili adesso e che sono anche economiche. Questo immagino che, diciamo, non sia una completa novità, perché se adesso tutti quanti stanno facendo le rinnovabili non è soltanto per i sussidi, ma perché probabilmente sono diventate qualcosa di economicamente interessante, ok? La stessa cosa la vedete per il wind che vedete qui, ok? Che, diciamo, ha ovviamente un profilo diverso perché è un altro tipo di tecnologia. Allora, da un'analisi del settore energetico, che è quello che ha fatto di più negli ultimi anni, non sentite parlare tanto di cambiamento climatico, di mitigazione nell'industria o nei trasporti, ma lo sentite quando parliamo di elettricità, perché la maggior parte degli interventi delle tecnologie sono, diciamo, sono nate lì, sono state implementate lì, è stato anche il primo settore a essere regolamentato, perché è quello più semplice, nel senso, il settore elettrico una volta era, diciamo, aggregato a livello nazionale, era anche parte dello Stato, ok? In tanti paesi europei ed era più facile da regolamentare delle piccole e medie imprese che bisogna andare a prenderle una per una, ok? E tirarle un pochino per le orecchie. Quindi il settore è stato il settore dove sono stati i più grandi, diciamo, i migliori progressi. In questo settore si identificano quelle, scusate ma le slide sono in inglese, non sono riuscita a tradurle le ultime 6, però portatemi pazienza. Si identificano quelle che si chiamano le no regret options, cioè le opzioni i no-brainers, quelli che non ci devi pensare due volte perché sono sicuramente una cosa che ti fa comodo. Ok? La prima è l'elettrificazione e la seconda è l'efficienza energetica. Allora, l'efficienza energetica ne va da sé che se tu riesci a fare di più con di meno, cioè va bene anche te che sei un'impresa, non è che va bene solo agli ambientalisti, ok? L'elettrificazione è una cosa che a questo punto dobbiamo fare perché abbiamo fatto talmente tanti passi avanti nel settore elettrico e la decarbonizzazione del settore elettrico è talmente marcata che se noi riuscissimo ad elettrificare riusciremmo a beneficiare anche alla fine della catena produttiva di questo, ok? Cioè se noi riuscissimo a produrre il metallo con i forni elettrici sarebbe già più decarbonizzato di quello che possiamo fare producendolo con i forni a gas, ok? Con gli alti forni. Quali sono le sfide? Beh, intanto la prima sfida, scusate non l'ho messa, è riuscire a integrare tante rinnovabili nel sistema, perché le rinnovabili sono intermittenti, quindi voi producete un sacco di rinnovabile se è solare a mezzogiorno e se è il vento alle 4 del mattino. Voi capite che nessuno di noi, io non so voi, ma io a casa mia non uso l'elettricità a mezzogiorno perché sono a lavorare e non la uso alle 4 del mattino e se Dio vuole dormo. Okay? Quindi il problema di gestire l'elettricità in un momento diverso rispetto a quella di quando può essere prodotta è un problema non banale, dove però sono stati fatti passi avanti importanti. Okay? Il secondo problema sono alcuni settori che sono di non facile decarbonizzazione. Pensate all'aviazione, ok? Allora, qualcuno di voi avrebbe piacere a volare su un aereo elettrico? Io no, ok? Nel senso che pone anche delle, diciamo, delle importanti, degli importanti rischi e la tecnologia non è pronta ancora per fare queste cose qui. E quindi in questi casi bisognerà decarbonizzare attraverso dei metodi alternativi. Un esempio sono i biocombustibili, una cosa in cui peraltro il Brasile è stato molto avanti, per esempio, hanno cominciato a fare studi sui biocombustibili ancora 20 anni fa. E i prodotti però in maniera sostenibile, perché se andiamo a produrre biocombustibili bruciando la foresta amazzonica non ha un granché di senso, non so come dire, quindi vanno studiate bene anche queste cose qui, e altre cose come l'idrogeno, un'altra fonte di energia molto dibattuta, perché l'idrogeno è molto energy intensive per essere prodotto, quindi bisogna ragionare bene su come si fa, tanto è vero non si parla più di idrogeno, si parla di blue hydrogen e non di hydrogen e basta, quindi di idrogeno blu o di idrogeno verde, nel senso fatto a mulino.
Ecco, allora per quanto riguarda invece gli altri settori, cosa abbiamo? Abbiamo il settore dei trasporti, come vi dicevo, qui è importante ridurre la domanda e promuovere le tecnologie a basse emissioni. I veicoli elettrici, per esempio, giocheranno un ruolo fondamentale. Attenzione che questo apre tutta un'altra porta riguardo alla gestione delle batterie a fine vita, alla gestione delle miniere di metalli rari, allo sfruttamento minorile in alcuni paesi del mondo per appunto estrarre questi metalli rari. Sono tutte cose che devono essere affrontate, non devono essere, diciamo, dimenticate. Però se vogliamo fare la transizione, dobbiamo in qualche modo riuscire a far quadrare questo cerchio. Per quanto riguarda appunto anche qui ritorniamo che se noi se fossimo in grado di elettrificare il sistema dei trasporti farebbe già dei passi avanti, diciamo, abbastanza veloci da sé. Per l'industria pone una serie di problemi perché è più difficile da decarbonizzare di tutti gli altri settori, per ovvi motivi mancano ancora alcune delle tecnologie. Inoltre è importante non lavorare solo sulla decarbonizzazione, ma anche sull'utilizzo efficiente degli altri materiali in un'ottica di circolarità. Quindi il problema diventa un problema anche più grande. Ci sono però un sacco di approcci e di politiche che si sono dimostrati efficaci, che in questo momento non vengono utilizzati abbastanza e che noi potremmo, diciamo, promuovere un pochino di più. Comunque arrivare allo zero netto è particolarmente impegnativo. Per quanto riguarda gli edifici, le città e le aree urbane, è possibile raggiungere lo zero netto entro il 2050, però è necessario agire adesso, è veramente una cosa critica che noi ci muoviamo subito. Bisogna adattare gli edifici esistenti, quindi fare retrofitting e aumentare l'efficienza energetica, e inoltre nei nuovi edifici costruirli con degli standard diversi, con dei materiali diversi. Dal punto di vista delle città e dei sistemi urbani è importante promuovere la produzione sostenibile e il consumo sostenibile di beni e servizi. Un esempio pratico è, diciamo, anche quello della adesso si stanno sviluppando un sacco di possibilità di ottenere prodotti a chilometro zero, ok? Quindi dalle cooperative piuttosto che dai produttori locali e quant'altro. Un'altra cosa importante che non va sottovalutata è la capacità della terra di assorbire, per cui le città dovrebbero essere costruite in modo tale che riescano ad assorbire, cioè che abbiano spazi verdi, che abbiano alberi. Un esempio che viene sempre portato è il Bosco Verticale di Milano, che è una cosa bellissima. È al momento ancora piuttosto caro perché le spese condominiali per potare gli alberi non sono insignificative, mettiamola così, e c'è sempre qualcuno appeso fuori con la gru che sta tagliando fuori dalla finestra il ramo dell'albero. Tra l'altro le piante non sono di proprietà dei condomini, sono di proprietà del condominio, come il tetto, come una parte comune, quindi anche qui è abbastanza interessante. Questo capitolo è il primo capitolo che tratta il problema importante del cambiamento comportamentale. Il primo rapporto che tratta il problema del cambiamento comportamentale, c'è tutto un capitolo dedicato a questo tema. E questo capitolo vi fa vedere che c'è un importante ruolo che può essere giocato dai singoli attraverso il cambio dei comportamenti. Per esempio scegliere se camminare o andare in bicicletta piuttosto che scegliere il trasporto elettrico o il car sharing e viaggiare un po' di meno con l'aereo, un po' di più con il treno, adattando le case, scegliendo case non troppo grandi per le dimensioni della famiglia. Sono tutte strategie che abbastanza semplicemente aiutano a ridurre le emissioni. I cambiamenti di stile di vita sono molto importanti. Una cosa che bisogna dire però è che non sempre sono facilitati se non c'è l'infrastruttura necessaria, cioè non potete chiedere alla popolazione di andare in giro in bicicletta se non fate le piste ciclabili, perché poi la gente muore tirata sotto dalle macchine che vanno a una velocità infinita. Quindi il rapporto discute anche la necessità proprio di supportare il cambiamento comportamentale con dei cambi di infrastrutture e mettendo a disposizione quelli che sono i servizi corretti. Ecco, è importante dire che ci sono alcune zone del mondo dove il cambiamento climatico è un problema, diciamo, di terzo livello, perché siamo ancora alla mancanza di servizi di base. Ci sono i paesi in via di sviluppo che hanno forti, sfide davanti. Quindi tutta questa cosa va fatta tenendo conto che a queste persone andrebbe garantito l'accesso all'energia, ok? Come è scontato per noi in un certo senso.
In tutto questo panorama, la tecnologia e l'innovazione giocano un ruolo importantissimo, come vi ho fatto vedere attraverso il solare, quanto sono diminuiti i costi, e tutte queste nuove tecnologie, queste nuove opzioni. Ed è importante ricordarsi che per supportare il processo c'è bisogno necessariamente di diversificare l'azione, cioè dobbiamo ancora investire in ricerca e sviluppo e non bisognerebbe dimenticarsene, perché alcune delle tecnologie che ci servono non sono ancora pronte per il mercato, quindi non si può tagliare la spesa di ricerca e sviluppo, bisogna promuoverla, ok? Allo stesso tempo è necessario, non possiamo pensare che solo buttando soldi in ricerca e sviluppo risolveremo il problema, perché? Perché abbiamo tante tecnologie che sono vicine al mercato che devono essere spinte un pochino, ok? Devono essere aiutate ad essere estese su larga scala. Quindi insieme agli investimenti di ricerca e sviluppo dobbiamo anche mettere in atto quelle che si chiamano le politiche che trainano il mercato, e sono quelle politiche che ci permettono di diffondere le tecnologie, quindi sussidi alle rinnovabili piuttosto che, diciamo, altri tipi di politiche, gli standard sugli elettrodomestici piuttosto che altri approcci. Ci sono appunto delle... Ecco, le difficoltà più grosse, come sempre, sono nei paesi in via di sviluppo, particolarmente in quelli veramente, diciamo, meno sviluppati, e per questo motivo l'innovazione andrebbe adattata alle condizioni locali. Non si può pensare di prendere una cosa da un paese come, da una zona come l'Europa, e portarla pari pari in un paese, diciamo, in un'altra zona del mondo, che ha necessità diverse, stili di vita, ma anche convinzioni, anche modi di vivere diversi. Quindi tutto questo va fatto in maniera concertata con questi paesi, non si può semplicemente buttare lì le cose, ecco, dovrebbero essere coinvolti. Oltre alle politiche per l'innovazione, è importante mettere in atto le politiche proprio per ridurre le emissioni, non soltanto per innovare, perché la tecnologia non ci salverà da sola. Quindi abbiamo politiche di due tipi che emergono come cruciali qui, e sono da un lato quelle di regolamentazione, quindi limiti alle emissioni, ancora una volta standard, oppure le zone, diciamo, a traffico limitato, piuttosto che questi tipi di, diciamo, regolamenti. Dall'altro lato è importante, è fondamentale introdurre politiche di mercato come la tassa sul carbonio. La tassa sul carbonio in maniera diretta o indiretta, quindi con un mercato dei permessi, che è un prezzo implicito, perché io ti do il permesso e poi te lo devi vendere o comprare, oppure se io proprio ti dico ti tasso la CO2. Da questa cosa non si può sfuggire, diciamo. I paesi sono un po' riluttanti, ma per ovvi motivi, ma vanno fatte. Ecco. Quindi, oltre a queste politiche, un'altra cosa importante che vi dico è che non bastano le politiche per il clima, ma le politiche per il clima devono essere accompagnate da una serie di riforme strutturali, ok? Perché alle volte il sistema di per sé blocca il cambiamento anche se noi abbiamo le politiche corrette. Quindi, ad esempio, le leggi industriali vanno riviste, ok? Sempre nell'ottica di supportare questo cambiamento in maniera veloce. Quindi la conclusione del rapporto di fatto è che ci sono un sacco di motivi per essere preoccupati, però veramente l'evidenza scientifica è chiara. Adesso abbiamo le tecnologie, la possibilità e la finestra adatta per agire. Dobbiamo farlo adesso, dobbiamo farlo subito, perché più aspettiamo e meno saremo in grado di raggiungere, diciamo, i nostri obiettivi, andando incontro anche a dei rischi abbastanza importanti. Ecco, vi ho fatto una carrellata un po' densa, scusate, ma spero di aver concluso su una nota positiva. E niente, rimango a disposizione se volete, se avete qualche domanda. Vi lascio solo con una slide con alcuni spunti di informazione per cominciare ad agire, visto che the time for action is now, quindi potete cominciare a informarvi, ad approfondire il problema, oltre al famigerato rapporto di 4.000 pagine che non pretendo voi leggiate nel dettaglio, sono anche un sacco di note. Ci sono questi siti dove potete informarvi un pochino per capire il problema. Una cosa interessante da fare, se non l'avete
l'avete mai fatta è calcolare la vostra impronta di carbonio per vedere voi quanti palloni producete ogni anno. Ci sono dei siti come quello che vi riporto qui che è molto interessante, e chi può e ha la possibilità dovrebbe veramente considerare di fare offsetting. Cosa vuol dire? Vuol dire compensare per le proprie emissioni supportando dei progetti, diciamo, che aiutano nella decarbonizzazione. Un esempio che viene utilizzato spesso, qui ve ne riporto uno che è abbastanza, diciamo, che è garantito, tra virgolette, ma ce ne sono tanti altri, sono progetti, per esempio, che vanno a rinverdire, rimboscare alcune zone verdi. Non possiamo solo piantare alberi perché non risolveremo il problema, però sicuramente, diciamo, è un primo passo. Ecco, vi lascio con questo e rimango a disposizione. Grazie. Ragazzi, intanto grazie mille a Elena Verdrì, e mi sono dimenticata, chiedo venia di menzionare Elisabetta. Non ti faccio odio per salire, ma Elisabetta Raga, che è qui in sala e che è artefice dell'organizzazione di questo incontro, grazie mille davvero, e grazie per avermi dato un sacco di informazioni. In realtà, secondo me, nulla di banale, anche le cose più apparentemente magari partendo dal punto di vista giustamente basilari, però sicuramente utili anche proprio come dice tu, di fare natura per poi ricostruire e fare un passo di approfondimento. Allora, i siti rimangono indicati sicuramente su YouTube, però eventualmente poi posso mandare ai ragazzi. Assolutamente, sì, sì. Se qualcuno dei presenti ha domande, prego. Non so se devo modificare qui qualcosa, me lo dici tu. Ok, bene. No, va benissimo. Non so se sia necessario per sentire l'intervento. Sì, innanzitutto grazie. Ecco, prego, voi andate pure avanti. Ma io credo che tutto questo grande lavoro con la comunità scientifica non solo proprio nel settore del rapporto. Quanto dall'interno è, diciamo, quanto è considerato l'interno della comunità politica italiana, europea, che sia all'interno da voi? È una domanda molto, molto interessante. Allora, io è la prima volta che faccio parte del rapporto, quindi ho colleghi che, diciamo, sono al terzo giro, altri che sono al secondo. Ho avuto però la fortuna in questo caso di fare anche parte del gruppo di persone che ha lavorato sul rapporto per i decisori politici, quindi sono stata parte della negoziazione, ho passato 2 settimane online vedendo gli interventi dei governi. Sfortunatamente, tra virgolette, era online perché in presenza ha un sentore diverso. E posso dire questo, allora, per quanto riguarda il rapporto in sé, quando noi, diciamo, la mia esperienza, quando noi ci abbiamo lavorato, nonostante sia stato fatto in pandemia, potete immaginarvi quanto sia complicato. Noi dovevamo vederci 4 volte, perché comunque vederci in un luogo fisico aiuta in questi casi, e siamo finiti a fare metà del lavoro in pandemia, quindi in lockdown, e questo ha portato a una serie di difficoltà con gente che lavorava dagli sgabuzzini perché era chiusa in casa con i parenti, piuttosto che persone in paesi in via di sviluppo che non avevano accesso a internet e quindi facevano fatica, diciamo, a lavorare. Ecco. Nella stesura del rapporto credo che ci sia grandissima convinzione che diciamo, questo rapporto avrà un impatto e verrà letto. Okay? Nella mia esperienza gli addetti ai lavori leggono i singoli capitoli e li trovano interessanti, sono però purtroppo per natura, purtroppo per natura un lavoro che non è divulgativo, ok? E quindi l'utilizzo di questo rapporto è limitato per quanto riguarda il pubblico. Avendo fatto parte della negoziazione di per sé, devo dire che io sono rimasta molto stupita. I governi leggono questo rapporto nel dettaglio, cioè quando noi scriviamo il sommario per i decisori politici, si sono presentate situazioni dove si dice la frase è scritta così, ma va contro quello che viene detto nel rapporto numero X a pagina Z, linea W. Okay? Quindi lo leggono con veramente tantissima attenzione.
E questo secondo me è un buon segno. La seconda cosa è che viene considerato tantissimo, il sommario per i decisori politici viene considerato tantissimo perché quella lì quello è un documento approvato dai governi, quindi qualsiasi frase inserita lì dentro è come se i governi l'avessero accettata, ok? Mentre il rapporto di per sé viene accettato una volta approvato il sommario per i decisori politici. E quindi i dibattiti possono diventare veramente accesi. Questo rapporto, il Working Group 3, è sempre quello che crea più problemi, perché è quello che chiede sempre di aprire la borsetta e di cominciare a muoversi, a fare qualcosa. Però per darvi un'idea della complessità, questo giro abbiamo la conferenza stampa che era prevista per il 4 di aprile è stata spostata di qualche ora e noi abbiamo lavorato per 40 ore ininterrotte alla fine per riuscire a... abbiamo fatto veramente around the clock, ok? In tre, sessioni parallele per come, è garantito, perché c'erano dei nodi da sciogliere, dei nodi dei nodi importanti. E questo, secondo me, ci fa capire un'altra cosa, che il cambiamento climatico è una cosa che stiamo vivendo, il modo per reagire a questo cambiamento climatico deve essere comunque necessariamente frutto di una concertazione, ok? Il processo politico, quelle che magari agli esterni possono sembrare un po' delle danze, hanno grandissima importanza e questo le persone, sono molto orgogliosa, come dicevo all'inizio, di avere una laurea da questa università, ma in particolare in scienze politiche, perché comunque mi ha aiutato, mi aiuta a vedere anche il valore della contrattazione, il valore del creare consenso attorno a un argomento. Quindi sì, secondo me viene considerato, non viene considerato tanto magari quanto una dichiarazione del Ministro delle Finanze o dell'economia, non so come dire, perché purtroppo quello è, però sta crescendo tantissimo e devo dire che negli ultimi anni la sensibilità per il tema si è alzata tanto, secondo me. Se si alzasse ancora un po' di più non sarebbe male, visto che siamo arrivati fino a qui, che se facciamo qualcosa di più va bene uguale, anzi meglio. Esatto. Sì, prego. Io per me va bene anche così. Allora, io ringrazio per il titolo. Come si può collocare l'operato del Ministero italiano, cioè per trarre l'operato del Ministero della Transizione Ecologica e Digitale? Allora, questa è un'altra ottima domanda, rispondo, però faccio il caveat che qui tolgo il cappello IPCC, perché sapete bene che l'IPCC non può fare una cosa che ci viene detta dall'inizio, inculcata giustamente nella testa, è che noi non possiamo essere policy prescriptive, ok? Non possiamo dare prescrizioni di policy, non possiamo giudicare l'operato. Quindi la risposta da adesso in poi è la mia, visione personale. Sapete bene che il Ministero della Transizione Ecologica è stato creato da poco, un ministero che non esisteva, quindi sicuramente questo indica che cosa? Indica che l'Italia sta partendo adesso in maniera seria su una cosa che, costruisce su dei pezzettini di prima. Quindi necessariamente bisogna anche comprendere la relativa, giovinezza di questo. Detto questo, attorno a questo ministero, secondo me, ruotano delle persone che ne sanno del problema e che stanno cercando di mettere in atto appunto quelli che sono i passaggi necessari. Non sono cambiamenti semplici, perché se pensate anche solo alla difficoltà noi di cambiare le nostre abitudini come esseri umani, immaginate un sistema istituzionale, un sistema politico, un sistema di interazione. Quindi al di là dei giudizi, sta facendo bene, sta facendo male, che secondo me sono comunque... lasciano un po' il tempo che trovano. Quello che noto io è che sicuramente c'è un impegno, okay? Un impegno che in parte probabilmente è trascinato dal fatto che abbiamo necessità di avere questo tipo di ministero, perché stanno arrivando soldi importanti dal budget europeo che sono proprio dedicati alla transizione energetica e quindi è necessario creare un luogo dove poterlo gestire. Ci sono tante persone in Italia che sono veramente capaci. Noi avevamo tre autori, eravamo in tre autori nel terzo gruppo di lavoro e alcuni di questi, non io, ma alcuni miei colleghi sono coinvolti sia in questo sia in quello nel Ministero della Mobilità.
ci sono anche importanti, insomma, ecco, quindi le azioni si stanno facendo, poi quanto saranno efficaci e quanto saranno incisive, secondo me è un pochino presto per dirlo. Quello che è certo è che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono veramente importanti investimenti che secondo me tutti in Italia capiscono che non è il caso di perdere. Come sempre il diavolo è nel dettaglio, nelle cose piccole, e sicuramente non vanno, diciamo, non vanno dimenticate, capire quali energie rinnovabili hanno accesso a quali agevolazioni, a quali benefici, come contare le cose, sono problemi che, diciamo, abbiamo da lungo tempo, non sono nati oggi, non sono nati neanche ieri, ecco, per cui sì. Direi che l'unica cosa che posso dire, diciamo, che mi sento di dire con forza, è che mi auguro che appunto mettano in opera tutto quello che si basino su tutte le professionalità che hanno e che le mettano in opera tutte. Grazie. Io credo, secondo lei, qual è l'impatto tra pandemia e l'armella che avrà nei prossimi anni sulla transizione ecologica, sul digitale, sì, su quello che riguarda il mondo? Un'altra domandina proprio così. No, allora, per quanto riguarda la pandemia ci ha fatto capire, secondo me, tante cose. Purtroppo l'abbiamo vissuta, ma diciamo, dato il fatto che è successa, si possono tirare fuori tante lezioni. Una cosa che abbiamo, secondo me, sperimentato, al di là di quello che si può dire a livello globale, macro, è il fatto che noi abbiamo capito che possiamo fare delle cose che non pensavamo immaginabili fino a poco tempo fa. Ok? Cioè io non mi sarei mai immaginata di dover passare un anno e mezzo chiuso in casa, ok? E di avere questa sorta di così impegnative limitazioni alla mia mobilità, al mio modo di fare. Quindi ci hanno insegnato, secondo me, che siamo tutti molto resilienti e che se messi nelle condizioni di cambiare, siamo in grado di cambiare. Ovviamente sarebbe il caso di non dover cambiare per una pandemia, ok? Che tra l'altro le pandemie sono associate ai cambiamenti climatici, per cui se vogliamo evitarne un'altra, forse è il caso di fare qualcosa anche da quel punto di vista. Per cui il messaggio, diciamo, l'impatto che la pandemia ha avuto è che secondo me ha fatto capire che c'è la possibilità di cambiare se accompagnata dalla volontà, ok? In questo caso la volontà era l'imposizione esterna, però, diciamo, secondo me questo non necessariamente deve essere una imposizione esterna. La seconda cosa che, il secondo effetto che la pandemia avrà è che ci ha chiuso, non so se voi avete mai visto un grafico del prodotto interno lordo europeo, e come cala nel 2020, l'avete mai visto? Non so, sapete quanto l'Europa ha perso? L'Europa nel 2020 ha perso l'equivalente della Germania, ha perso un quarto del PIL, ok? In un anno, secco. Cioè non c'è niente di paragonabile, insomma, probabilmente una guerra veramente, ecco. E questo che cosa implica? Implica che da lì ci dobbiamo risollevare, si sono create delle sacche di povertà, è peggiorata la distribuzione del reddito, l'accesso alle risorse, ci dobbiamo risollevare e nel risollevare ci apre anche una finestra, un'opportunità, perché adesso siamo nella situazione che abbiamo delle tecnologie più pulite, dobbiamo risollevarci, far ripartire le economie e in parte abbiamo già scardinato, tra virgolette, attraverso la pandemia, uno scardinamento non voluto, pessimo, che ci saremmo augurati di non avere, ma siamo in basso, siamo quasi in fondo al barile, quindi risalire forse qui in un modo nuovo è un'opportunità, ecco, un'opportunità che non andrebbe, secondo me, persa. Ripeto, è stata un'esperienza drammatica, quindi non voglio farla sembrare come l'occasione della vita, ecco, però siamo arrivati in fondo, adesso dobbiamo in qualche modo risalire. E questo è proprio il senso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che poi è concertato con tutti i paesi europei. Per quanto riguarda l'Ucraina, io credo che la guerra attuale, credo che il discorso sia molto simile. Allora, i non addetti ai lavori tendono a pensare al prezzo dell'energia
quando viene portato alla ribalta dei giornali. In realtà il problema dell'approvvigionamento dei, diciamo, dei combustibili fossili noi ce l'abbiamo da diversi anni. Non so se voi vi ricordate, negli anni passati abbiamo avuto inverni dove, diciamo, senza né guerra, senza né altre cose, ci siamo trovati di fronte a una offerta di combustibili che fosse inferiore potenzialmente alla nostra domanda. La verità è che i combustibili fossili sono tutti in zone geografiche che sono geopoliticamente molto instabili. Se parlate del petrolio, parlate del gas, ok? Tranne poche sacche, tra virgolette, che non sono comunque sufficienti. Quindi anche in questo caso, secondo me, quello che è stato detto anche da diversi colleghi miei, e se noi la transizione energetica l'avessimo fatta un po' prima, questo problema adesso non ci sarebbe, ok? Quindi ancora una volta trovo che sia più utile girare, diciamo, la domanda piuttosto che, in un certo senso, usare questa occasione che abbiamo per scardinare ulteriormente e togliere terreno. Dall'altro lato è anche vero, e molti lo dicono, che diciamo il gas in particolare ha sempre giocato negli scenari di mitigazione un ruolo importante nel breve periodo, perché è più pulito del carbone, ok? Ed è un combustibile che funziona bene con il sistema attuale. Ma in ogni caso, adesso è chiaro che il gas in ogni caso andrà eliminato così com'è. Eliminato oppure andrà usato assorbendo le emissioni di CO2 attraverso la cattura e lo stoccaggio, ad esempio. Quindi comunque è una transizione che dobbiamo fare. Ancora una volta possiamo usare anche questa, diciamo, questa esperienza, secondo me, per capire forse conviene accelerare piuttosto che tornare indietro. Non ci porterà niente di nuovo, perché toglieremo la dipendenza da quella zona geografica, ma ce la creeremo verso un'altra zona geografica. Si ricordano tutti, diciamo, le crisi del petrolio della fine degli anni 70. Il petrolio è ancora dove stava 40 anni fa, non è che si è spostato sottoterra, è andato in altri paesi. Quindi, ecco, spero di aver risposto. Una domanda. Adesso non so se posso adesso sempre, diciamo, un collegamento con la guerra in Ucraina, si stanno cercando, diciamo, di alternative di energia, e un discorso che ho visto emergere nelle ultime settimane è: in Italia le fonti rinnovabili non potranno svilupparsi, evolversi, perché ha dato vincoli ambientali, plastici, culturali, eccetera. Quanto è analisi e quanto in realtà veramente in posizione negli anni tutti questi vincoli a effettivamente bloccato lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia? Dico perché sono tristemente nota per il fatto che dico sempre quello che penso. Ci sono un sacco di leggi edilizie in Italia che sono sempre esistite, e c'è un sacco di case che sono state costruite dove non si devono costruire, nel senso, voglio dire, in Italia uno mette la legge, tanto mette la legge, tanto trova lo svincolo per toglierlo, a parte questa battuta. Cioè, le leggi non sono mai state necessariamente, in alcuni paesi, in parte anche il nostro, un limite a fare le cose che si volevano fare. Ma detto questo, non è il modo per fare la transizione energetica quello di andare contro le leggi. No, allora, questo tocca un punto che vi ho... una cosa che vi ho menzionato all'inizio, cioè le politiche climatiche, le politiche ambientali, l'innovazione, lo sviluppo tecnologico non saranno sufficienti. Quello che serve è un riposizionamento generale anche dell'assetto istituzionale di un paese. Ci sono chiaramente in alcuni casi dei vincoli, ok? Dei vincoli che esistono, che preesistono, che sono lì per motivi importanti da decenni, vanno ripensati. Quindi quando noi pensiamo di affrontare il cambiamento climatico, non possiamo ragionare sul fatto che adesso in Italia è difficile fare i cappotti nelle case in centro, in un centro storico, perché hai dei vincoli, diciamo, dei vincoli legati alle belle arti, per esempio. Non si possono mettere i pannelli solari. Cioè, queste sono tutte cose che vanno discusse, vanno rimesse in discussione. Non sto suggerendo che dobbiamo togliere i vincoli, sto suggerendo che se non togliamo i vincoli dobbiamo trovare il modo per compensare il fatto che non abbiamo tolto i vincoli. Questa è una scelta che deve essere lasciata alle singole realtà, non so come dire, alle singole realtà nel luogo giusto di decisione politica. Quindi, per esempio, la sanità pubblica in Italia è in parte appannaggio delle regioni, la decisione va presa all'interno delle regioni, e può essere che una regione decida in maniera diversa o leggermente diversa da un'altra.
ovviamente le belle arti sono, se non mi sbaglio, a livello nazionale, quindi il discorso è diverso, però tutte queste cose vanno rimesse sul tavolo ed è importante rimetterle sul tavolo. Non possono costituire un alibi per non fare le cose, perché questo in realtà gioca due volte a nostro sfavore, nel senso che noi abbiamo delle città bellissime, una tra le quali è Venezia, e Venezia, diciamo, non è immune dal fatto che se si sciolgono i mari e sale, cioè siamo sotto e andiamo a fare scuba diving a Venezia, tutti quanti, cioè, ecco. Quindi in questo senso è esattamente nell'ottica di quello che dicevo. Bisogna ripensare in maniera olistica quello che è il sistema, ok? Sono anche convinta però che i vincoli delle belle arti, paesaggistici e quant'altro siano una parte minore del problema, perché ci sono settori che nulla hanno a che vedere con questi vincoli, come per esempio il settore industriale, ad esempio, o quello agricolo dell'utilizzo dei terreni, i fertilizzanti, l'industria chimica. Possiamo fare tanto, diciamo, per fare tutto dobbiamo mettere anche quelli sul tavolo, però possiamo fare anche tante altre cose, secondo me. Grazie. Domande difficilissime. Spero di essere andata bene, di aver passato l'esame, non so cosa mi darete. Bene, grazie mille a tutti. Siamo andati lunghi, ma mi sembra che insomma il fatto che siano emerse diverse domande perché si è scelto la strada giusta. Sì, sono contenta. Bene, grazie ancora e io direi che intanto chiudiamo.